Siete pronti? Siete pronti con i cappelli da strega, con le zucche, le candele, tutto l'armamentario di Halloween? Penso di sì. Anch'io, vedete, qui ho una piccola strega volante, che in realtà è una foglia, pensate, raccolta dalla mia nipotina e trasformata in streghina. Sapete che i bambini hanno una grande fantasia. Ecco, però forse noi non ricordiamo da dove viene Halloween. In Italia, sicuramente nel mondo mediterraneo, non c'era, anche se ha una radice celtica. Perché i Celti celebravano l'ultimo raccolto prima della stagione fredda e quindi pensavano che in quell'epoca la parete che separa il mondo dei vivi da quello dei defunti diventasse sottile, permettesse di gettare uno sguardo dall'altra parte. Purtroppo poi con l'andare del tempo si è commercializzata questa festa, serve soprattutto a far vendere, questo è il destino di tutte le nostre feste, l'identità culturale sì. Stinge, appassisce e domina invece l'aspetto commerciale. Però, nonostante tutto, anche se in Italia, ripeto, era sconosciuta, anche se ormai è una festa globalizzata, godiamocela, ma cerchiamo di non dimenticare il significato profondo, perché oggi la memoria collettiva e individuale è purtroppo in via di estinzione, più del panda e della tigre. Allora, ogni occasione è buona, anche una festa come questa, per farla tornare viva e farla tornare ad avere un significato più profondo.